Conferenza stampa post Castellanzese Brusaporto, in conferenza stampa mister Fiorenzo Roncari. Alessio Salerio, la Prealpina. Mister, come la scorsa settimana, un avvio di partita poco convincente, questa volta sono stati 3 gol subiti, però poi la Castellanzese ha avuto la forza di reagire nel secondo tempo. Quanto è importante questo dal punto di vista del morale in vista del prossimo play-out e qual è il tuo giudizio sulla partita? Giudicare la prestazione oggi, soprattutto il primo tempo, è davvero molto difficile, molto complicato. E si è un po' ripetuta la partita di domenica, no? In cui subito il primo minuto abbiamo preso gol. Qualcosa che non va c'è sicuramente, qualcosa da aggiustare c'è sicuramente. Siamo arrivati alla fine. A questo punto è vero che c'è stata una reazione, ma avrei preferito che la squadra mancasse di reazione perché non c'era successo il disastro del primo tempo. Per cui bene la reazione, ma non possiamo sicuramente essere comunque soddisfatti anche sia del risultato, che comunque sarebbe stato ininfluente, che di quanto accaduto in campo. Però credo che questo sia davvero il momento di resettare tutto quello che è stato da questo momento indietro, per cui il passato non esiste più, esiste solo ed esclusivamente un match ball che dobbiamo cercare di giocare, di preparare, di giocare nel miglior modo possibile, sicuramente con un'attenzione e una determinazione diversa. Fondamentale soprattutto perché l'avversario è il Legnano, quindi la partita insomma si commenta da sola, e perché il Legnano nelle ultime 6 partite non ha mai perso, di conseguenza un avvio complicato come quello di oggi potrebbe insomma essere decisivo per la stagione. Certo, non dobbiamo ripetere gli errori che anche nella partita, nell'ultima prestazione con Legnano abbiamo commesso, ripeto, sempre i primi 10 minuti della partita, per cui dovremo stare molto attenti, dobbiamo pulirci un po' da tutte le scorie che abbiamo e riacquisire fiducia e determinazione che serve per poter vincere, perché noi abbiamo l'obbligo di vincere, la partita di domenica prossima. A proposito di quella partita, oggi tanti nomi grossi diciamo in panchina, Mandelli, Luscia, Colombo, che poi è entrato e ha deciso la partita diciamo con il suo ingresso. Come vedi tutti questi giocatori in vista della prossima partita contro il Legnano? E comunque, se posso, ti chiedo anche un commento sugli ottimi giovani che oggi sono entrati, Ruschena, Marmo, Serra, decisivi. Ma parto dai giovani dicendo che sono, questa è una nota molto positiva che mi rende molto contento della prestazione dei ragazzi. Sono entrati nel modo giusto, con la testa giusta, non era una partita facile, però sono stati veramente bravi, per cui faremo un pensierino anche in settimana per il loro utilizzo, perché sono stati veramente encomiabili. Per quanto riguarda, qual era la tua domanda? I vari Luscia, Mandelli, okay. Colombo. Ma avevamo un po' di giocatori, un po' di acciacchi, un po' di precauzione in riferimento a Luscia, in riferimento a Rondanini, in riferimento anche allo stesso Colombo che era da 15 giorni non si allenava, per cui qualche problemino l'avevamo, un po' di precauzione serviva. Avevamo un giocatore in panchina, Mandelli, che era in diffida e appena potuto anche oggi
i giocatori ammoniti li ho tolti per poter avere tutta la rosa a disposizione domenica, per cui ad un certo punto, visto i risultati esterni e il nostro, ho preferito fare delle scelte che mi mettessero nella condizione di poter avere tutta la squadra, tutta la rosa per domenica prossima. Ultima, hai parlato di resettare, cosa dirai ai tuoi giocatori in vista di una partita, insomma, di questa importanza sotto tutti i punti di vista? Dirò che abbiamo una responsabilità importante. La responsabilità è quella che l'obiettivo è quello di mantenere la Castellanzese in Serie D. Non possiamo, non dobbiamo fallire. Giochiamo contro Legnano, fa niente. Chiunque ci troviamo davanti, abbiamo assoluta necessità di fare il risultato pieno. Per cui, considerato anche la prestazione odierna e quella di domenica scorsa, devo dire che prima dobbiamo guardare noi stessi. Se noi siamo quelli che penso possiamo essere, sicuramente si deve preoccupare anche il Legnano. Andrea Valentini, Nero Verde Channel. Mister, volevo soffermarmi sull'entrata di Serra, il giovane attaccante che oggi è stato determinante segnando comunque un bel gol. Secondo lei in questo campionato di Serie D bisogna dare più spazio ai giovani? Sì, ma noi di giovani ne abbiamo, perché di 94-95 ne abbiamo, per cui si pensava di essere coperti, poi si scopre che c'è qualche problemino in determinate partite, e allora le risorse dei giovani, soprattutto del settore giovanile, diventano importanti e fondamentali. Dobbiamo essere tutti molto contenti della prestazione sia di Ruschena che anche di come è entrato Marmo, per cui Serra ha fatto anche gol, per cui cosa non possiamo pretendere di più. Diciamo che sono la gioia della giornata, l'unica gioia della giornata, sì. Per cui spero che abbiano ancora l'opportunità di dimostrare il loro valore. Comunque, per quanto fatto oggi, la Castellanzese può contare anche su tre nuovi ragazzotti del settore giovanile, questo certamente. Chiedo anche, in vista del play-out con Legnano, se ha già parlato con la squadra e se ha già pensato a delle tattiche o una ideale formazione per la partita. No, direi che è tutto presto. Dobbiamo, ripeto, resettare vuol dire dimenticare davvero tanti errori e le brutte prestazioni. Non direi, però anche quelle buone prestazioni sono servite a poco barra niente. Dobbiamo essere molto, molto reattivi, più reattivi in talune situazioni. Poi c'è la preoccupazione, giochi a 4, ti scopri un po', poi scopri che se giochi a 4, dove hai meno coperture, in teoria ti prendono. C'è un po' di confusione, dobbiamo sicuramente ragionarci sopra, ma al momento la squadra non ha detto niente, perché credo che non sia nemmeno il caso di parlare, perché sono dei ragazzi in gamba, ognuno sa bene qual è la situazione, sa dove ha sbagliato, cosa ha fatto, cosa avrebbe dovuto fare, per cui prepariamoci per il play-out, non abbiamo altre opportunità. Leonardo Landoni, Nero Verde Channel. Mister, io ti chiedo un dettaglio a cui tu sei chiaramente sempre molto molto attento. Oggi a livello statistico la prima volta che la tua Castellanzese fa 3 gol in un'unica partita. Nella Castellanzese che tu dici dovrebbe essere fonte di preoccupazione del Legnano, se è quella che veramente conosco, questa è la Castellanzese che dovrebbe esserci sempre. Quindi non vedi come casualità questo dato dei 3 gol quest'oggi, visto che non si era mai verificato? Questo dato è frutto, credo, principalmente
di trovarsi in una condizione dove sul 3-0 non hai quasi più niente da perdere, no? Per cui provi, ti dai da fare, qualcuno, gli altri magari si siedono un po', abbassano un po' il ritmo e sicuramente potresti, come oggi, avere qualche opportunità in più. Però anche queste opportunità vanno cercate, da sole non vengono, per cui sicuramente un plauso a chi è entrato dopo. Nella fattispecie i nostri ragazzi sono stati veramente molto bravi e molto utili. Come ultima domanda, poi ti lasciamo libero, sei stato super disponibile come sempre. A te personalmente che effetto farà affrontare quella che a tutti gli effetti è una finale per te, per i tuoi ragazzi, tu che sei proprio l'uomo che ha fatto la storia di questo club portandolo in Serie D per la prima volta nella sua storia, sei tu da condottiero pacato quale sei, ma sempre sul pezzo e mai domo, dover difendere questo sogno che assolutamente tutta la città vuole continuare. No, mai domi non devono essere anche i giocatori, perché io non gioco. Io ho la responsabilità di guidare questo gruppo, di guidare questa squadra. Evidentemente se siamo in questa situazione, chiaramente la responsabilità anche mia, non mi posso chiamare fuori. Però sono convinto che la squadra comunque ha dei valori. La squadra ha dei valori che mi auguro, spero, lavoreremo soprattutto sulla testa dei ragazzi per convincerli che questa è una partita che non dobbiamo sbagliare. Non dobbiamo aver paura, perché la paura fa tremare le gambe. Dobbiamo solamente avere la consapevolezza, la dignità, l'orgoglio e la determinazione di volere che la Castellanzese mantenga questa categoria. Per cui faremo di tutto con tutte le nostre forze per farlo. Sarà la mia ultima partita da allenatore, per cui poi appenderò, come si suol dire, le scarpe al chiodo e voglio farlo nel miglior modo possibile. Qui sono stato chiamato per questo e non posso fallire. Punto. Grazie mille, mister. A voi.